Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di Neon Trip. Bentornati in un nuovo episodio di Scam. Siamo ancora qui per continuare con la nostra adventure. Novità. Allora, intanto ho fatto un giro a stazione di polizia, non totale, solo piano sotto, non quello sopra. Ho trovato un po' di armi, qualche pistola che ho messo nella auto, qualche proiettile da 9 mm, da 45. Anche se nella cassa avevamo delle scatole da 45, ma soprattutto ho trovato la Stop-Proof Vest che è al 46% e ci dovrebbe proteggere, insomma, visto che è antiproiettile. A meno che io non possa andare a fare una riparazione. Devo consumare la cassetta per fare... Va bene, abbiamo un'altra, signori, dai. Prova a riparare. Dove cazzo stai cliccando per riparare sta roba? Qua dei cazzo. Repair. La userà tutta, ma... Ok, andiamo al 96%. Va bene. Ok, almeno così abbiamo il giubbotto di proiettili. L'elmetto ce l'abbiamo. Nelle gambe non siamo protetti. Mi sto portando questo, diciamo, reggipetto rotto, perché non si sa mai che in caso potessi farmi qualche benda. Vorrei portarmi anche del disinfettante. Non credo mi serva. Gli antidolorifici invece me li porto, 4 ne ho abbastanza. Un po' di acqua sì, qua c'è il ketchup, che cazzo me ne faccio. Scusatemi, mica avevo visto. Allora, dov'è che mettevo giù la roba da mangiare? Qua lo mettevo giù, anche se non è esattamente il massimo, però il frigorifero è pieno. Ok, e ho questo kit di emergenza, di bende di emergenza, che potrebbe anche... essermi utile nel qual caso venissi attaccato. Qua mancano dei chiodi, cioè 2 ne mancano, vabbè. Ci guarderò. Allora, signori, come detto l'ultima volta, andiamo all'aeroporto. Andiamo all'aeroporto e vediamo se... Sto cazzo, no, la batteria manca sempre. Ah, ma avete detto, guarda che ce l'hai nella cesta l'alternatore. Sì, ma ragazzi, questa, il nostro catorcio, non è, vedete, Volkswagen. È una Golf della Volkswagen. Mentre l'alternatore che abbiamo nella chest, adesso vi faccio vedere qui in attrezzature, dove materiali, eccolo qua. Vedete, è per la Laika, cioè è per l'altra, cioè, quindi io non me ne faccio niente, cioè, lo potrei montare sull'altra auto, ma non su questa. Anche perché ne ho un altro e che dovrebbe essere nel baule della macchina, sostanzialmente. E... esatto, eccolo qua. Cioè, adesso io vi farei... cioè, vi farei vedere. Vi farei vedere, però... dove cazzo è l'altra auto? Aspetta un attimo, vediamo. Mettilo qua. L'hai messo? Sì. Andiamo a vedere sull'altra auto. Dovrebbe essere qui l'altra auto, vediamo. Che è del... eccolo là in fondo. Che è del modello giusto. E vedete che l'alternatore questo ci va... ma nella nostra no, purtroppo. Cioè, se io la monto qui... non è vero perché non c'è il motore. Vabbè, comunque è per questa, raga, fidatevi. Quindi... no, se non c'è il motore non puoi montarlo. Quindi, fidatevi di quella. Ce n'è... non ho visto una con un motore di Laika. E dovrebbe essere circa alla città questa. Questa qua sopra in alto. Mal che vada, potremmo anche farci un salto... e montarlo sull'auto che c'è qua, in modo che mi porto dietro una tanica di benzina. Non ha le ruote, però almeno si comincia così. Cioè, visto che abbiamo l'altra auto, possiamo caricare l'auto con ruote, cose che servono per far andare l'altra, e pigliarci l'altra. Cioè, usare questa. A parte che questa c'ha il pieno, ma quello non è un problema, perché possiamo sempre toglierla. Il problema principale è che è una rottura di valle, voi direte, no? E tutte le volte la devi spingere. È vero, la devo spingere ogni volta. Quindi. Vediamo se l'auto riesce a fare... qua ci dovrebbe essere anche una piccola discesina. Vediamo. Sì, infatti qua aumenta un po' di velocità, ma... vediamo se è sufficiente la discesa per... permetterci di metterla in moto, ma... un po' sì. Non è esagerata sta discesa, ma... basta arrivare a 20 all'ora e la macchina dovrebbe partire. O almeno dovrebbe fare un tentativo di accensione. Dai che qua c'è un po' più
Dislivello. Dai, 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 dai. Dai, un po' di velocità. Un po' di quella roba lì. Il problema è che girando... Dai, dai, dai. Ok, ok, va bene. Meno male che è andata in moto al primo colpo. Allora, per andare verso l'aeroporto noi dovremmo girare verso... Allora, dobbiamo andare nord. E qua stiamo andando nella direzione opposta, ovviamente. Quindi nord. Aspetta un attimo che andiamo indietro. Sta anche un po' nuvolando, vabbè. Allora, nord. Allora, potrei anche fare così, così magari il movimento segue l'auto. Ok. A nord. E poi a ovest. Sì, potremmo anche andare verso ovest e andare verso la stazione di servizio e poi procedere nell'altra direzione. Sì, facciamo così. Ok, non starò lì a rifare il pieno perché... Scusi. Tra l'altro manca lo specchietto, vedete, dall'altro lato, ma vabbè. Quello credo che sia perché manchi anche la portiera. Sto andando giusti? Boh. Sì. Stiamo andando anche abbastanza giusti. Allora, occhio all'albero. Stazione di servizio dov'era? Togli sta visuale, mettimela libera. Ok, la stazione di servizio è qua, la superiamo. C'è quello con le bombe? Oddio, se non c'è quello con le bombe... Vabbè, ma magari, ragazzi, quando torniamo indietro... Se torniamo indietro, perché... Non è che io... La vedo tanto... Tanto bella la situazione lì. Anche perché la nostra abilità stealth fa un po' schifo. E quindi... Boh. Però che il rumore dei fulmini e la pioggia copre il fatto... Del mio di rumore, ecco. Allora, andiamo un po' qua. Adesso qua dobbiamo girare. Giusto? Sì, dopo in realtà, vabbè. Ok. Quindi qua dobbiamo girare qua. Beh, beh, comunque è proprio un bel tempo per andare a fare esperimenti. Un culo. Allora, di qua... Quello deve essere l'aeroporto, giusto? Attimo, noi come cazzo facciamo a... Vediamo. Potremmo anche entrare di qua, ma qua non ci sono proprio edifici. Fatemi solo vedere un attimo, eh. Allora. Andiamo in prima persona perché non è che mi fidi proprio tantissimo, ma... Qua in realtà c'è la pista di rullaggio. Là ci sono delle strutture, ma io proverei alle strutture. Vorrei andare a vedere le strutture, magari dentro qualche capannone. Se riusciamo a passare. Certo, riuscire a passare dalla porta principale non credo sia una gran mossa. Però. Però. Ok, vai. Allora. Un po' di qua. Dovremmo arrivare qui. Sì. Qua ci dovrebbe essere tipo il terminal. Cioè, parlare di terminal è un po' esagerato. Però
Esatto. Ok. Là vedo una discesina, quindi provo a spegnere la macchina. Allora. Dice il Mac. Se non mi vede meglio. C'è qualcosa qua dentro? Boh. Oh! Che sta proprio venendo qua. Allora. Raga, sarà un po'... così, eh. E girati, stronzo. Ok. C'è uno zombie, occhio. 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 Allora, ok. Fanculo, sei lettore CD. Ma qua non c'è niente. Spazzatura praticamente. Spazzatura, signori. Spazzatura. Io dovrei andare dove c'è la roba militare, ma non è facile da raggiungere. Quello è il fatto. Ma mi beccano e spaccano il culo. Firefighter jacket. Construction pant. Che tra l'altro sono quelli che ho già. Questa che cazzo. Si aggiunge o si... si aggiunge. È un giubino. Sarà anche un giubino. Cazzo, ho sbagliato. Sarà anche un giubino, ma... capite che così siamo un po' visibili. Con ste cazzo di catara infrangenti addosso, no? Allora io direi che il giubino magari dopo... no, sì, ma il giubino dentro il giubino no. Allora. Adesso io credo che quello stia tornando indietro. Allora, che dentro queste scatole? Chiodi, vabbè. E uno. Manca un altro. Aspetta, 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 Ok. Fa uguale, vero? Ma che cazzo, ci diamo un'occhiata a fare. Quello se torna indietro siamo fottuti, eh. Dove vuoi morì? Merda, 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 merda! Cazzo è qua? Perché siamo lenti? Perché non corriamo? Qual è il problema? Tear gas exposure. Ma ci vuole la maschera antigas. Ma però dice che stiamo guarendo. Un secondo però, perché qua... raga.
Merda, 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 merda. Dove cazzo mi ha visto? Non ce la faremo mai ad uscire vivi da qua, ve lo dico io. Allora. Ma sta sparando gli zombie, spero. Momento, visto che qua siamo un attimo tranquilli. Caricami sta roba. Non me la carichi, stronzo. Poi quando ce la vediamo brutta, raga, premiamo R e cambiamo il caricatore, eh. Quello è logico, però. Cioè, cambiamo direttamente il caricatore. Non è che stiamo qua a ricaricarla così. Però preferisco tenerla tipo carica al massimo. Abbiamo anche... ah, ho montato anche un silenziatore nell'MP5. Il problema è che dura per 5 colpi e poi siamo nella merda. E lì c'è della roba militare però lì dietro. Credo che sia stato il mech a tirarmi tipo una roba di gas o robe varie. Ma che figlio di puttana! E mo adesso lo sanno che sono qua, eh. E mo so cazzi. Ma il fatto è che... credo che sia meglio anche... coricarsi, perché mi vedono anche dalle finestre, vero? Una penna, mo te la tieni la penna. Figa. Sento anche uno di quelli che esplode, dovrei vedere bene. Le sigarette, ciccio, le sigarette te le puoi anche tenere, un armadietto, un armadietto locked. Quanti cacciaviti ho? Ne ho due. Non è proprio il massimo avere solo due cacciaviti. Che dite, ci proviamo? Proviamoci. C'è l'armadietto bloccato, vediamo. Usiamo un utilizzo di un cacciavite per sfondare sta roba. Un elmetto, un medical helmet. Sento quelli che esplodono però, eh. Guarda quanti cazzo di mech ci sono là. Chiao. Troppi, eh. E qui? Qua si esce. Ma te lo sei mangiato uno? Sì. Che puttana, per fortuna c'era una mira di merda. Sta sparando a me o... sta proprio sparando a me. Dimmi sta cazzo di porta. No, chiudila. Raga, sono proprio messo male perché sono in trappola qua. Non ho idea di come fare ad andarmene. Ho proprio circondato. Ok.
Minchia. Credo che mi convenga far perdere le mie tracce qua, eh. Ok. Esce qua. Allora, questa è una moto lì, ma... Capite che la moto... Porca puttana, oh! Cioè, sono ovunque, vi vedono da chilometri. M'ha preso? No, non m'ha preso, aspetta. Quello è andato. Quella moto lì non ha la ruota davanti, vero? Non ha la ruota davanti. Non ha la ruota davanti, ok. Vedo dei pacchi militari. Quello se ne sta andando. Lo sta venendo in qua. Quello se ne sta andando. Ce n'è uno va e uno viene. Cazzo, è improponibile. Oh. Oh. Girati. 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 Girati, stronzo! Girato? Ok. Ok, ok, ok. Un culo. Ok. Signori, sono troppo concentrato, lo so. Ok. Minchia se spara però, eh. Quell'altro caricatore, quello che ho cambiato, eccolo là. Vale la pena? Secondo me no. Ok, pieno. Sì, in quella moto va, manca la ruota. Manca la ruota. Ora. La cosa migliore sarebbe correre dall'altro lato. Ok. Cazzo è sta roba? Ah, il repair kit electrical. Buono, eh. Ma dove cazzo me lo metto? Buono è buono, però. Vabbè, proviamo a far così. Questo non c'entra niente, vero? No. Ogni tanto qualcosa di decente qua lo trovate anche, ma... Ma fanculo. Questi no. Non sono decenti.
Sì, 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 sì. Ho visto. Non ti preoccupare che... un attimo. Ok. Se vi state chiedendo, vabbè, buttali giù. No, non si può buttare giù, ragazzi. Cioè, ci vuole lanciarazzi. Dai, un cazzo di qualcosa qua. Tra la roba militare. Ah, devo rischiare anche un po', eh. Preso. Ci sono delle casse, ma... cazzo. Cazzo, 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 cazzo. Questo è venuto dentro, eh. Ok, allora noi siamo qui. E ce n'è da esplorare qua, ho capito, però. Merda, quello mi ha visto da chilometri, eh. Merda, 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 merda. Apri. Ok. Signori, ma chi vi si schioppa? Cioè, io da qua me ne vado. Mi spiace, poi mi sparano da tutte le parti. Non so neanche come cazzo ho fatto a non essere colpito finora. Bisognerebbe venirci e sapere già dove andare. Guarda che ci vorrebbe... cazzo, la mimetica e tutto il resto, eh. Però... Oh, mi torno indietro l'altro. Buongiorno. Ma chi vi si schioppa qua? Minchia, questi sono a rischio, eh. Ti dà qualcosa. Ok, raga, sono arrivato fin qua e... non è cazzo. Mi stanno sparando da tutte le parti. Merda. Chiudi.
Fanculo. Oh cazzo, sono troppi. Fermi tutti. Ok, sono troppi, decisamente troppi. Oh Cristo! Vattene. Oddio! Una vagonata. Non volevo far troppo casino. Minchia, avete visto come cazzo è andato via il mitrozzo? Ciao, bello. Un'altra military quiver. Ma ce l'ho già. Sta uguale, no? Sì. Che c'è? Vabbè, poi ci guarderemo. Comunque, giusto arrivare fin qua. Un attimo. Allora. Niente. Ho visto un caricatore sparso, solo che non lo vedo. Questo? Ah, per l'MP5. Ok. Beh, infatti noi abbiamo l'MP5, Sarebbe stato utile se il caricatore fosse pieno, ma va bene. Un momento. Qui c'era la military quiver. Perché la cosa... Non è che ci dispiace, ma abbiamo preso un sacco di mazzate però, Questa roba? Una flashlight per qualcosa. Io da qua me ne vado, signori. Io da qua me ne vado adesso, Io faccio una cioè io vado fuori e corro. Io esco e corro. Perché ho rischiato di brutto. Quante, scusa? 11 frecce in metallo. Ok. Vedete, uno stack di frecce. Questo cos'è? AKS. Ok. C'è un tubo. Vai, vado, Ok. Magari chiudiamo anche la porta qui, no? Che dite? Ok. Allora. Che culo che c'ha, sto qua. Ok. Vai. Questa qua è una... Si mette sopra, credo, vero? Sì. Però cazzo! Cioè, siamo... Vabbè, siamo invisibili così, Mi ci vedono da chilometri. E credo che questo sia l'ultimo, signori, perché tanto... Sì, vabbè, però qualcosa potevo anche trovarlo, Di decente. Cos'è sta roba qua? Un cappello. Fanculo al cappello. Queste cosa sono? 45. Ok, non mi dispiace, sono le 45, ma... Ok, devo anche cambiare il mirino della pistola, perché... Qua avrei trovato tipo quello con il punto. Allora, qua. Qua. Qua 38. Va bene.
Un'altra freccia. No. Fanculo. Non è di qua che si va. Vai dall'altra parte. Ok, signori, io da qua me ne vado. Addios. Vattene, 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 vattene. Vattene, vattene, zizzaga, zizzaga. Mi sta sparando contro tutto. Ok. Vattene, vattene, vattene. Oh, cazzo. Che cazzo mi ha sparato? Oh, no, no, no. Ma io scherzavo, ma mica dicevo sul serio. Non ci tornerò mai più, signori. Ma mai più ci tornerò io lì. Andate a fanculo. No, 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 no. Ma che cazzo? Ma che siete state fuori? Cioè, oddio, ci potete trovare anche delle cose interessanti, però vabbè, si rischia troppo. Cioè, non ha senso. Vabbè, raga, spingo l'auto. E vabbè, ci vediamo quando sono riarrivato a casa, per forza. Mi sono fermato un attimo qui alla stazione di servizio, perché così faccio un po' di benza, signori. E va bene. Perché? Perché non la devi rifillare. Intanto che ci sono, vado un attimo che là dentro. Comunque, così siamo veramente invisibili, questa cosa qua viola, eh. Oh, visto che roba. Guarda che steltaggine. Basta, ste cazzo di cose. Ah, ok. Va bene. Magari qua dentro? No. Vabbè, però 10 cosi. Vabbè, dai, me lo porto. Il padlock, in realtà, boh. Sì, lo metterei qua, vedete. Non ci sta. Però qua sì. Se non pesa troppo. Perfettico. Raga, ritorno a casa, dai. Tanto ormai sono quasi arrivato, sono qua al distributore. Ho lasciato la macchina accesa. Aspetta un attimo, scusa. E dove cazzo è? Oh, qua. Sto qua dentro. Ciao. Ok. Ho fatto un po' di strage di zombie, vabbè. E ok, raga, sono arrivato a casa. E vado a parcheggiare la macchina. Non rompete le palle. Ok. Tanto questa roba siamo invisibili, quindi va benissimo. Chiudi. E ok. Aspetta che qua c'è lo stronzone dentro. Oh, perfetto. Ormai lo so. Quindi ragazzi, grazie mille per i like, commenti e condivisioni qua sotto. Ricordate di farmi sapere la vostra se il video vi è piaciuto. Nel prossimo episodio, ragazzi, proveremo ad andare un po' a pesca. Che dite? Forse ci sta un pelo la pesca, dai. Grazie mille, ragazzi. Io e la Carla invisibile qui con sta roba addosso, che comunque adesso andrò un po' ad attrezzarmi, a mettere giù un po' di tutto e mettere in ordine un po' di cose. È tutto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.